dalle mani della finanza a quelle di un evasore, e la storia di questo yacht, ex montovedetta della Guardia di Finanza, comprata all'asta da un imprenditore che l'aveva poi trasformata in un'imbarcazione di lusso. Ora, quell'imprenditore è stato denunciato per aver occultato 1.300.000 euro di redditi in 5 anni, durante i quali non ha presentato dichiarazione dei redditi né pagato le tasse. Sono stati i finanzieri di Busto Arsizio a scoprire questo titolare di un'azienda di articoli e materie plastiche, a cui è stato subito sequestrato lo yacht di 20 metri. Nel corso dei controlli, particolarmente difficili per l'assenza dei documenti contabili, le Fiamme Gialle hanno accertato che l'imprenditore ha emesso almeno 1.200.000 euro di fatture false per operazioni inesistenti, a beneficio di sei società con scoprendo così altre due società evasori totali. Ora sull'amministratore e i legali rappresentanti delle società pende una denuncia per distruzione ed occultamento dei documenti contabili, evasione e frode fiscale.